Bentornati a quello che per certi versi è diventato ormai un appuntamento quasi fisso del mercoledì con gli speciali del podcast, speciali che negli ultimi tempi sto dedicando quasi interamente ad argomenti storici e affini. E anche oggi non farò eccezione, perché oggi vi propongo una puntata che ho registrato di recente, ma che nasce da una mia vecchia passione. Dalla mia ammirazione per il personaggio storico di cui vi parlerò oggi, a cui avevo a suo tempo anche dedicato alcuni scritti, alcuni articoli per il blog. Il personaggio in questione magari non è proprio conosciuto da tutti, anche se probabilmente nella vostra città ci sarà una via, una piazza dedicata a lui. Ah, un passo indietro, io sono sempre Alessandro, questo è il Plutonia Publication Podcast, io sono scrittore, podcaster, blogger, eccetera, eccetera, e tante altre cose, insomma. Ma veniamo al dunque, veniamo a noi e veniamo a Giovanni dalle Bande Nere, il protagonista quasi assoluto, perché ce ne sarà un altro, della puntata speciale di oggi. Giovanni dalle Bande Nere, pseudonimo di Giovanni de' Medici, figlio di Giovanni di Pierfrancesco de' Medici e di Caterina Sforza. È stato soprattutto un capitano di ventura, e nel XVI secolo combatteva per lo Stato Pontificio, quando l'Italia era sconvolta da una serie di guerre intestine che vedevano coinvolti alcuni soggetti dagli obiettivi più o meno simili, che poi sono anche quelli di oggi, dei potenti di oggi, ovvero ottenere potere e ricchezze e al contempo sopravvivere all'annullamento, progettato e perpetrato dalle grandi potenze. In questo caso, nel caso specifico in questione, da una parte c'era la Lega di Cognac, o Cognac, che vedeva stretti in alleanza i francesi, la monarchia inglese, la Repubblica di Venezia e il Papato, che era il nuovo membro di questo patto politico-militare. Contro la Lega di Cognac era schierato il potentissimo Carlo V, re di Spagna e imperatore del Sacro Romano Impero. Quando la Lega iniziò a infastidire l'imperatore, questi spedì in Italia un'armata di lanzichenecchi di religione luterana. Lanzichenecchi sono stati probabilmente, per chi non lo sapesse, i più famosi mercenari di quel periodo, tant'è che vengono citati in più opere, in moltissimi libri di storia e romanzi. Erano soldati mercenari di fanteria arruolati da legioni tedesche del Sacro Romano Impero. Hanno coperto come attività un periodo che va più o meno dal XIV al XVII secolo ed erano famosi per la loro crudeltà nei confronti dei popoli combattuti, nonché per la violenza che mostravano nei confronti del nemico. Insomma, questi erano i lanzichenecchi ed erano delle compagnie mercenarie, il cui termine, tra l'altro, deriverebbe dal tedesco Landsknecht, ovvero servo della regione, quindi Land, terra e patria, Knecht, servitore. Ma a parte questa digressione, l'imperatore, dicevamo, mandò in Italia un'armata vera e propria di lanzichenecchi, quindi di queste compagnie di fanteria mercenaria, comandata dal condottiero Georgon Frundsberg, che era un personaggino molto, molto particolare. Il loro obiettivo era quello di saccheggiare e devastare Roma per punire Papa Clemente VII, reo di aver voltato le spalle proprio all'imperatore Carlo V. Il nostro condottiero von Frundsberg era noto non tanto per le qualità da condottiero vero e proprio, quindi per le sue capacità da comandante sul campo, quanto per la crudeltà. Era tra i lanzichenecchi uno dei più crudeli. A lui si opponevano, tra l'altro, delle forze non proprio irresistibili, ovvero le fiacche e disorganizzate truppe della Lega di Cognac, che non si dimostrarono mai particolarmente decise nell'affrontare con coraggio i nemici provenienti dal nord, nemici che erano forti di appunto un'armata di 14.000 fanti addestrati con delle strategie precise, studiate,
e provate in battaglia molte volte, appunto poi caratterizzate da questa ferocia che già incutevano timore all'idea di affrontarli. Dopo una serie ininterrotta di vittorie, i Lanzichenecchi trovarono finalmente un valente oppositore in Giovanni dalle Bande Nere, che tentò una resistenza lungo la linea del Po. Giovanni sfruttò lo svantaggio numerico a suo favore, perché la sua compagnia era molto meno numerosa rispetto a quella del von Frisberg. Quindi adottò Giovanni una tattica di guerriglia che mirava a ritardare l'avanzata dei tedeschi, tagliando loro le vie di comunicazione, soprattutto nei punti in cui per guadare il Po erano necessarie delle barche. E poi un'altra tattica che adottò era quella di attaccare i carri di approvvigionamento. Tuttavia, i signorotti locali, che in teoria combattevano per la Lega di Cognac, avevano una paura tremenda delle punizioni che il von Frisberg avrebbe potuto affibbiare loro nel caso si fossero opposti davvero con veemenza contro le sue truppe. Quindi molti voltarono le spalle a Giovanni. Nonostante questo, i suoi uomini riuscirono ad opporsi ugualmente con valore agli invasori. I militi delle Bande Nere era la compagnia di ventura comandata dal giovane condottiero, rappresentavano l'elite guerriera, chiamiamola italiana, l'unica in grado di pareggiare in quanto a preparazione, armamento e determinazione i nemici che venivano dal nord, i nemici imperiali, i Lanzichenecchi. Per questo le bande nere rappresentavano, i fanti delle bande nere rappresentavano l'unica speranza per Papa Clemente VII. Tra l'altro, non sfigurarono mai in battaglia a dispetto delle infelici condizioni in cui vennero costantemente a trovarsi. Poi venne il giorno in cui i due comandanti, Giovanni e von Frisberg, si trovarono finalmente faccia a faccia. Era il 25 novembre del 1526 e questo incontro avvenne nei pressi di Governolo, in provincia di Mantova. I due avversari si guardarono finalmente negli occhi, faccia a faccia. Si scambiarono un saluto, ligi al codice di guerra vigente all'epoca, ma poi improvvisamente von Frisberg crollò a terra, colto da un malore che in seguito si scoprì essere un infarto. Del resto, parliamo di un condottiero che, per quanto valente e capace, era anziano e malato. Aveva, mi pare, sui 54-55 anni, che per quell'epoca, per un guerriero, erano tanti, soprattutto un guerriero attivo sul campo di battaglia. Gli scontri tra le bande nere e i Lanzichenecchi proseguirono per ore. Ci furono 8 assalti. A fare la differenza a favore degli invasori furono però dei falconetti, ovvero dei pezzi di artiglieria, dei cannoncini, venduti dal duca di Ferrara, che era nient'altro che l'ennesimo traditore della Lega di Cognac. Il duca cedette questi pezzi di artiglieria ai Lanzichenecchi, in sostanza in cambio dell'incolumità delle sue terre. Proprio un colpo sparato da uno di questi cannoncini, relativamente nuovi nell'arte della guerra dell'epoca, ferì Giovanni dei Medici, costringendolo a riparare a Mantova, nelle mura mantovane, dove però la ferita peggiorò. I cerusici furono costretti a amputargli la gamba, che andava rapidamente in cancrena, ma non riuscirono a frenare l'infezione e quindi il coraggioso condottiero morì nella notte tra il 29 e il 30 novembre. Il decesso del condottiero papalino aprì la strada alla vittoria Lanzichenecca, che qualche mese più tardi entrò a Roma e a Roma si rese protagonista di un episodio storico che molti ritengono ancora essere uno tra i più crudeli che vengono ricordati nei libri di storia.
E adesso vi dirò cosa fecero questi barbari mercenari a Roma per punire il Papa. Innanzitutto, appunto, entrarono con l'intento preciso di portare il caos, di perpetrare un massacro per punire il tradimento del Papa nei confronti dell'imperatore. Quindi entrarono senza alcuna possibilità di poter chiedere una tregua con loro. Entrarono con l'intento di massacrare quanta gente più possibile a Roma. C'è da aggiungere che un'altra cosa, prima di andare avanti, il Frundsberg, il condottiero, colto da infarto, venne ricoverato, e uscì dallo scontro diretto, quindi venne ricoverato in un castello, curato dai medici estensi e lasciò il comando delle sue truppe, la sua armata, a un luogotenente. Così avanzando, senza più il controllo del Frundsberg, i Lanzichenecchi attirarono altri mercenari durante la loro marcia verso Roma, mercenari che però erano ancora peggiori in quanto crudeltà, erano vagabondi, briganti e disertori di altre compagnie. Quindi arrivarono a Roma ancor più, ancor più pieni di gente desiderosa appunto di saccheggiare. Per 3 giorni Roma subì un tremendo attacco che suscitò lo sdegno di tutti i monarchi europei. Tanto che gli storici ritengono che la violenza gratuita compiuta dai Lanzichenecchi fece considerare una nullità ciò che fecero i Goti nel 410 e nei Vandali nel 455 d.C. San Pietro fu trasformata letteralmente in una stalla. I preti vennero venduti all'asta come schiavi o mutilati del naso. Le suore vennero trascinate nei lupanari e stuprate a ripetizione. Pare che un prete venne ucciso per essersi rifiutato di fare la comunione a un asino bardato da vescovo. Si racconta perfino che molti padri di famiglia arrivarono a uccidere le figlie per sottrarle agli stupri selvaggi dei Lanzichenecchi. Roma capitolò il 5 giugno e poi ci fu una resa suggellata tra Filiberto di Chalons, che comandava, il nuovo comandante dei Lanzichenecchi, e Clemente VII, e una resa controfirmata da 13 cardinali e da molti capitani imperiali. E questa è la storia della calata dei Lanzichenecchi su Roma. Ma torniamo a Giovanni le Vandenere, a cui è stato dedicato un film poco conosciuto, ma secondo me molto bello, film di Ermanno Olmi, niente meno, Il mestiere delle armi del 2001. In questa pellicola il condottiero viene rappresentato nel suo valore, ma anche nella sofferenza provocata dalla ferita del falconetto che l'ha portato appunto alla morte. È un film, ma anche in un certo senso un documentario, con poche però concezioni allo spettacolo in stile, diciamo così, hollywoodiano. È una scelta che l'ha tenuto lontano dal successo commerciale, rendendolo però prezioso agli appassionati di storia. Nella pellicola Giovanni viene dipinto come un comandante non piegato alla politica, bensì votato a una causa in cui credeva veramente, anche se era una causa perdente, visto la preponderanza delle forze nemiche. Da qui il titolo del film di Olmi, ma non solo. Il mestiere delle armi sottolinea anche il momento, il passaggio storico in cui la guerra finiva di essere un confronto tra uomini d'arme per trasformarsi in un selvaggio e poco onorevole scambio di scariche di archibugi e di cannonate, quindi non più spade e lance, corpo a corpo, ma artiglieria e archibugi. Il valore lasciava dunque spazio alla ricchezza di chi poteva permettersi le migliori artiglierie e le capacità tecniche di chi le costruiva.
Un ritratto di Giovanni dalle Bande Nere, dipinto da Giampaolo Pace, conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. Il dipinto fu regalato da Pietro Aretino a Cosimo I de' Medici, figlio di Giovanni. In un primo tempo era stato commissionato niente meno che a Tiziano, che però non poté realizzarlo per altri impegni. Sulla spada di Giovanni dalle Bande Nere e così anche sul ritratto che lo rappresenta, è riportato quello che fu il suo motto e a cui tenne fede fino alla morte. Il motto che recita: non mi snudare senza ragione, non mi impugnare senza valore. E Giovanni fu proprio uno dei pochissimi condottieri di quell'epoca a seguire davvero una regola d'onore. E così si conclude una puntata a cui tengo particolarmente. Spero che vi sia piaciuta, forse un po' più breve dalle altre, ma ho cercato di riassumere il momento clou della vita di Giovanni senza andare ad aprire troppe parentesi. Comunque, se volete leggerne di più, trovate un'abbondanza di materiale sui Lanzichenecchi stessi e su quel preciso evento storico. Ma soprattutto vi consiglio di cercare il film di Ermanno Olmi, Il mestiere delle armi. Io vi saluto e vi do appuntamento come al solito sul mio canale Telegram. E se avete richieste particolari, avete tanti modi per contattarmi. Io, come al solito, vi consiglio di seguirmi anche su Instagram, dove sicuramente sono più attivo rispetto ad altri social. Quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.